Negli anni 60 l'Italia è un paese appena uscito dalla ricostruzione del dopoguerra. La democrazia, come la intendiamo oggi, è una conquista recente, ancora fragile e spesso difficile da praticare. Per buona parte degli italiani, questi sono ancora anni di povertà, di emigrazione, di duro lavoro e sacrifici, ma sono anche gli anni del riscatto sociale. Si intravede la possibilità di immaginare un futuro migliore e di poterlo conquistare nella dimensione collettiva delle lotte e dei movimenti. È in questo momento che scoppia la bomba di Piazza Fontana. Non è l'unica, ve ne furono altre quel giorno, in quei mesi, in quegli anni, ma questa le simboleggia tutte e ancora oggi la chiamiamo strage di Stato. La chiamiamo strage di Stato, per il modo in cui fece irruzione nelle case e nell'immaginario di tutti gli italiani, per i depistaggi, per la morte in questura del ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli, 18ª vittima della strage, per le collusioni tra figure dell'estrema destra eversiva e apparati dello Stato, per l'abominio giuridico di un processo durato oltre 30 anni senza trovare colpevoli certi e mandanti. La bomba del 12 dicembre non ha scavato un buco solo nel pavimento dell'agenzia di Piazza Fontana della Banca Nazionale dell'Agricoltura, ha scavato nella nostra storia e nella nostra memoria un buco nero che ancora oggi non siamo riusciti a riempire.